Albano shock, la Madonna mi ha fatto la grazia e ecco cosa è successo. Albano ha finalmente voluto raccontare tutto quello che gli è successo e come è riuscito a superare tutte le difficoltà. In una passata intervista a Porta a Porta, programma serale di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, le cantate pugliese aveva annunciato il suo ritiro dalla musica e terminare la sua lunga carriera iniziata nel 1965. In quell'occasione Albano ha rivelato la sua intenzione, quella di smettere di cantare il 31 dicembre del 2018 dopo il concerto in Polonia per poi dedicarsi completamente all'altra sua passione, la vigna. Ma il cantante di Cellino San Marco sembra aver fatto un passo indietro. Il motivo? Dietro alla sua scelta di continuare anche nei prossimi anni, c'è una spiegazione tutt'altro che razionale. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Le dichiarazioni di Albano. Qualche mese fa, il cantante brindisino aveva annunciato il suo ritiro dalle scene per dedicarsi alla coltivazione di uva e olive nelle sue tenute di Cellino San Marco. Albano sembra aver fatto un'inversione di marcia e al settimanale Di Più ha spiegato il motivo di questa sua scelta. Il 25 ottobre di quest'anno mi trovavo con Romina in Russia. Quel giorno mi sono svegliato con una grinta che non sentivo da tempo. Stavo benissimo e ho affrontato quella giornata come se avessi nuovamente 20 anni. Ho lavorato per 8 ore di fila, non ho avuto un cedimento, non ho avuto un momento di debolezza. Il cantante pugliese ha poi aggiunto. Anche l'edema alla voce, un problema alle corde vocali che mi portavo dietro da tempo, era completamente scomparso. Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia. E sono rinato. Al settimanale Di Più, l'ex marito di Romina Power ha anche raccontato la sua devozione alla Madonna e a tal proposito ha affermato. Quando ero ragazzino mi imbattevo tutti i giorni dinanzi a una piccola edicola, con dentro una bella Madonnina. Mi fermavo di fronte a lei e le chiedevo la grazia di farmi diventare un cantante. Le dissi anche, se riuscirò a realizzare il mio sogno costruirò una chiesetta in tuo onore. Quella chiesetta l'ho poi costruita nelle mie tenute. E poi ha aggiunto. Non ho più intenzione di fermarmi, mai e poi mai. Insomma, una bellissima notizia per i fan delle cantate pugliese. Il successo del concerto di Bolzano. Il 27 dicembre Romina Power e Albano Carrisi si sono esibiti insieme al Palasport di Bolzano, come era prevedibile il concerto è stato un grande successo per la coppia più amata del panorama della musica italiana.